salve! Hai mangiato? Sì, lo sai che chi non smette mai di te. No? Contro la libertà di Esteva Solé, messo in scena dalla nostra compagnia che è Divina Mania. Contro la libertà è un testo catalano che parla di libertà e anche di potere. Sono sette scene, sette quadri differenti in cui le possibilità che l'uomo ha di vivere o non vivere in libertà vengono declinate in situazioni surreali e molto diverse, ma talmente forti e brutali da toccarci qualcosa dentro. Ora? Saranno quelle a fianco. La cosa meravigliosa, poi sentiamo cosa hanno da dire anche loro, è quella oggi in cui tutti parliamo di chiusura, di barriere, di proteggere il proprio luogo e invece poter collaborare con artisti che vengono da molto lontano e riuscire a trovare un linguaggio comune e dei punti di vista diversi da un certo punto di vista, ma anche che si incontrano, che si sposano. Europe Connection secondo me è la rappresentazione perfetta dell'idea che abbiamo anche noi di fare questo mestiere, dell'idea di fare il mestiere dell'attore, di fare teatro e di intraprendere questo mestiere artistico, questa carriera artistica. Il movimento che abbiamo creato io e Mauro, questo collettivo chiamato Divina Mania, si è posto negli ultimi anni l'idea di fare gruppo e di creare un collettivo, perché secondo noi l'arte ormai non può più prescindere dall'idea di fare gruppo. In un momento storico e politico in cui ci si tende a dividersi e a dividere tutti, l'idea di stare insieme e provare a fare qualcosa di artistico insieme ci dà potere e ci dà forza. Quindi Europe Connection è la rappresentazione di questa nostra idea artistica, lo rappresenta benissimo. Il fatto che Esteva sia qui è pazzesco, riuscire a confrontarci con lui è stato illuminante ed è stato estremamente creativo, perché l'arte dovrebbe essere questo. Marisa, vuoi comprendere il qui presente Gennaro e amarlo e onorarlo nella salute e nella malattia, nella ricchezza e nella povertà, finché morte non mi separi? Che vuol dire esattamente finché morte non mi separi? Esiste un'idea di Europa non solo teatrale, ma esiste un'idea d'Europa che cerca e ricomincia a pensare all'Europa non solo dell'unione dell'Europa non solo dal punto di vista teatrale, ma soprattutto dal punto di vista umano. Quindi cosa oggi possiamo fare per metterci insieme e pensare e ripensare a un'Europa che può stare insieme da ogni punto di vista. Beh, non è un caso che questi due spettacoli vadano in scena oggi, ci sono le elezioni europee, non è un caso che... Non è, forse c'è un disegno da qualche parte, un disegno che prevede che una piccola resistenza nel mondo si sta formando e ci fa piacere pensare che la nostra resistenza sia una resistenza artistica e politica, di conseguenza, perché l'arte non si può fare senza una visione politica e la politica non si può fare senza una visione artistica. È una cosa, la cosa che è bella è che oggi che invece siamo tutti chiusi, abbarbicati sulle nostre posizioni, non è un caso che due giovani compagnie calabresi hanno scelto dei testi che parlano d'Europa.
Io penso che questo non solo non sia casuale, ma ridisegni una generazione che viene sempre descritta dalla generazione dei social e di Netflix e di nulla, e che invece si pone delle domande su un macrocosmo che è appunto quello europeo e che in questo momento è minato. No, io non siamo sicuri che siamo chiusi, siamo sicuri che ci stiamo per chiudere, o che comunque c'è qualcosa o qualcuno, che esiste una volontà di chiusura. Quindi siamo chiusi, grazie al cielo ancora no, se no saremmo veramente arrivati al fondo del barile. Però ci stiamo dirigendo verso il fondo del barile. Sia palese, nel senso, ma io non parlo soltanto di chiusura fisica, nel senso, io trovo che quella sia la chiusura più banale. Dire chiudere i porti credo sia una delle cose più stupide che siano mai state dette negli ultimi 150 anni, e forse, nel senso che sia io a sottolinearlo, non c'è neanche bisogno. Ma è una chiusura dal punto di vista delle parole, dal punto di vista mentale. Cioè chiudere al diverso è un altro discorso. Chiudere fisicamente è un discorso che lascia il tempo che trova, si possono trovare gli aspetti politici sensati o meno, ma chiudere al diverso è una cosa che non ha senso e che non ci possiamo permettere nel 2019. Credo fossero saggi. Saggi? Scusami, che signor saggi è la cosa peggiore. Ma io che lo dicevo? Dai, secondo me ce la devi avere i romanzi al massimo, no? Ma come saggi? Che voleva fare? Solo la mettere a pensare. Quello che credo rispetto alla libertà è che le domande che spesso gli fanno è: ma tu non credi al progresso, non credi alla democrazia, non credi alla libertà, non credi all'amore, ma in cosa credi? E lui risponde: io credo alla creatività, perché la creatività è quell'elemento che in ogni tipo di persona, non solo negli artisti, restituisce una sensazione di essere umano libero, ed è lì che sta la libertà. No, perché noi adulti siamo come bambini i debiti economici e emotivi, dove mai quello che siamo? Bambini coi debiti. Ma sai la differenza tra il Monopoli e il casinò? Che il tuo avversario, invece che gelata la fragola, sta scolando il sesto whisky. In una Calabria che per anni è stata mal gestita e che continua spesso a esserlo, e che è vittima di qualunque tipo di avaria, purtroppo, Primavera dei Teatri è la dimostrazione che un gruppo di persone ben intenzionate può creare, anche in un territorio difficile, un piccolo miracolo. Dunque, io ho un'altra visita tra 10 minuti e lei dovrebbe proprio... Yeah.